il sole bacia i belli, dice il proverbio. Adesso Luca, non so se noi siamo proprio belli, ma di certo c'è che oggi pomeriggio il sole ha scelto di regalarci un po' del suo calore. Benvenuti a tutti da Fabio Caressa e Luca Marchegiani, ancora una volta insieme per raccontarvi i più e i meno di un'altra partita di calcio, che magari per alcuni di voi sarà il modo migliore per terminare un l'autopranzo, ma speriamo che lo spettacolo vi tenga svegli e non vi spinga invece a schiacciare un pisolino. E questa è una struttura di poco superlativa, una cornice perfetta per partite come queste. Stanno vivendo un periodo complicato, troppe partite senza una vittoria e tra l'altro non sembrano neanche sapere come uscirne. Sì Fabio, sembrano quasi avere paura di vincere. L'allenatore ha sempre difeso la squadra, ma è chiaro che devono dimostrare qualcosa di più. Servono delle risposte e subito, una prestazione d'orgoglio, di gruppo. Per tornare a vincere bisogna ripartire dallo spirito di squadra. Partiti. Prova a verticalizzare. Prova la giocata nello spazio. Può concludere. Il Venezia segna un gol capolavoro. Il Venezia hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. Difensiva. La generosità. Occhio al tiro! E c'è il palo! Perché si era venuto a creare un'occasione interessante. Questo è un chiaro esempio di quanto possano essere efficaci le giocate in profondità. Peccato solo che l'esecuzione non sia stata all'altezza. La butta in mezzo. Si butta per incornare. Infilza il portiere. E questo gol dà loro ancora maggiore sicurezza. Ha trovato il tempo giusto sul pallone, l'ha messa dentro. Ha capito che con la palla a quell'altezza poteva arrivarti di testa. Rete pregevole. E con questo segna una doppietta. Davvero una grande partita. Prova a giocarla in profondità. Mette in mezzo. Incornata! Palla in rete! Grande colpo di testa, rapido, preciso. Ha colpito bene, con perfetta coordinazione. Gran colpo di testa. Mancinelli, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. Del suo meglio per allontanare il pericolo. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. Un primo tempo di grande calcio, con attacchi vivaci e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Para le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. Avanti. Può andare in rete. È un grande riflesso qui.
difensore. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Bene il compagno. Se ne va. Falcinelli! Il portiere si mette nel suo per evitare il gol. Sono andati veramente vicini al pareggio. Una parata determinante. Sapeva di doverla fare in questo momento. E fa parata notevole. Ecco il tiro. Un gol incredibile. Ma come definito? E per fare un gol così ci vuole un talento straordinario. Trovano il pari all'ultimo respiro. Grande entusiasmo dei tifosi. La bellezza cristallizzata in un gol. Come non amare il calcio. Tecnicamente perfetto. Non c'è che dire esattamente dove voleva. Finisce così, non c'è più tempo. Nessuno è riuscito a trovare la vittoria, il pareggio però ci sta. Certamente abbiamo visto due buone squadre molto ben organizzate. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca?